Per la 28esima giornata del campionato di promozione si affrontano al Comunale di Ordona il Maglia Rossa, il Carapelle, il Maglia Biancazzurra, la Liberty Palo. Andiamo a darvi lettura subito delle formazioni per il Carapelle, padrone di casa in porta Stango, Pepe, Pipoli, Costa, Monaco, la Salandra, Piemontese, Sementino, l'Annunziata, Ciccone, Jacobone. A disposizione del prete Gramazio, Narciso, Brattoli, Mascia, Veneziano e Ferrantino per la formazione di mister Celestino Ricucci. Per la Liberty Palo in piena corsa salvezza, Vitucci in porta, Palermo, De Filippis, ancora Palermo, Pappalpico, Zaccheo, Fariello, Diagne, Bozzi, De Cristoforo e Salierno. Per mister Colombo in panchina Ranieri, Raso, De Vita, De Vito, Tamma, Loseto, Solimini e La Fronza. Il direttore di gara è il signor Desiderato Li Barletta, assistenti Fiore e Vito Bello. Intanto è appena partita la gara, una gara importante per il Carapelle che deve recuperare punti playoff importanti per la formazione rosso-blu per la Liberty Palo. Come detto, l'obiettivo è la salvezza. Intanto c'è un calcio di punizione con Michele Ciccone che realizza il gol del vantaggio. Gran gol su calcio di punizione di Michele Ciccone, tornato alla rete nella gara precedente in casa, e qui ancora in gol, grande punizione di Michele Ciccone che porta subito in vantaggio il Carapelle. Intanto la Liberty Palo con questa conclusione da lontano, nulla da fare per la formazione barese. Intanto qui c'è un calcio d'angolo per la formazione rossoblu su questa deviazione del portiere ospite con la Salandra di testa, subito 2-0, Carapelle avanti 2-0, qui festeggiato Roberto La Salandra che va a festeggiare sotto la tribuna con i suoi piccoli che assistono alla gara. Bella dedica da parte del giocatore in maglia numero 6. Rivediamo qui lo stacco di testa imperioso di Roberto La Salandra. Intanto ancora la formazione del Liberty Palo che qui prende la traversa, occasione per la formazione bianco. Qui c'è subito una sostituzione per l'infortunio alla spalla al numero 4 Palermo. Intanto qui la conclusione ancora di Mario di Sementino, quest'oggi al rientro. Intanto qui c'è una grande occasione per Ciccone da solo davanti al portiere, c'è la parata da parte di Vitucci che riesce a neutralizzare l'occasionissima per Michele Ciccone. Intanto qui la conclusione da lontano, nulla da fare per la formazione di mister Colombo. Intanto abbiamo detto in precedenza l'ingresso di Loseto per l'infortunato Palermo. Qui intanto ancora una conclusione, grande occasione sprecata da parte di Bozzi che poteva portare sul 1-2 la formazione barese. Intanto qui l'Annunziata che prova a liberarsi, ancora Mario l'Annunziata, la conclusione e la parata da parte di Vitucci che salva in calcio d'angolo. Ancora il Carapelle avanti con Pepe, esterno, pallone alto, nulla da fare, si finisce e finisce qui il primo tempo con la formazione rosso-blu in vantaggio 1-2-0. CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche il recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, TIM, Telecom, Vodafone e Linkem. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 085 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. La ripresa parte subito con due cambi in campo nella formazione del Carapelle. Intanto ingresso di Veneziano per Sementino. Intanto qui colpo di testa, pallone fuori. Intanto anche Ferrantino in campo per Piemontese. Intanto ancora sostituzioni quindi con Ferrantino che fa ingresso in campo in questa gara. Intanto ancora occasioni da una parte e dall'altra con Bozzi ancora qui davanti alla porta del Carapelle, nulla da fare. Intanto ancora c'è una conclusione, nulla da fare, ancora il pallone che sfiora l'incrocio dei pali, calcio d'angolo per il Carapelle, pallone in avanti, ancora la conclusione questa volta di Ferrantino, pallone alto sulla traversa, nulla da fare per la formazione di mister Ricucci. Ancora conclusione questa volta per il Carapelle. Intanto ingresso in campo da parte di Mascia che torna dopo l'infortunio, fuori Ciccone che cede la fascia da capitano a Roberto La Salandra, i due autori dei gol di questa gara. Intanto ancora la Liberty Palo, la conclusione, qui Stango che interviene, si fa male perché urta il palo, qui subito La Salandra chiede i soccorsi. Intanto ci pensa Jacobone a servire da questa parte Ferrantino, la conclusione, gran parata di Vitucci che salva ancora il risultato, ancora la formazione della Liberty Palo che qui ha una grande occasione che non riesce a sfruttare. Intanto ancora il Carapelle con questo lancio lungo in avanti per l'Annunziata da solo, la conclusione di poco alta sulla traversa, ancora il Carapelle che prova a venire in avanti. Intanto qui c'è un fallo, duro fallo per Veneziano che manda giù
il suo avversario. Il fallo commesso da Pappa Picco, che viene espulso. Vediamo qui abbandonare il campo il signor Desiderato di Barletta. Davvero buona conduzione di gara, e qui arriva il triplice fischio proprio del direttore di gara di Barletta, che manda tutti negli spogliatoi. Un punto importante, un 3 punti importanti per il Carapelle, che torna così a sperare nella corsa playoff, visti anche i risultati di Biceglie e Corato. Per la Liberty Palo la salvezza si fa difficile, ma non impossibile.